Salve, il mio nome è Marianna Cariglia ed ho 60 anni. Mi è stato chiesto di fare questo video e presentare la mia storia, ovvero la mia indipendenza. Bene, cominciamo a gradi. Io vivevo una vita frenetica, fatta di lavoro, casa, famiglia, attingere al prodotto finito, dal dottore, tutto ciò che ha a che fare con il mondo moderno. Quando all'improvviso mi sono donata il tempo, mi sono guardata intorno ed ho riflettuto. Dove finiscono i miei sacrifici, il mio lavoro, i miei sudori? Che ne è se all'improvviso non c'è più lavoro per tutti? In quel momento, devo dire, sono stata felice di essere stata fortunata. Sì, fortunata, perché sono cresciuta con due mie bisnonne, longevi, le quali mentre facevano, io ero sempre vicino a loro e guardavo, osservavo tutto ciò che loro producevano o costruivano. Nel frattempo, sono 10 anni che non varco più la soglia di un supermercato. 8 anni, quella di un dottore. E sono felice. Felice di essermi riappropriata del tempo. Io oggi ho tanto tempo, mentre loro dicono che fare tutto ciò comporta molto tempo. Non è vero, non è assolutamente vero. Io praticamente uso 1 ora e mezzo del mio tempo al giorno per fare le conserve. 2 ore per coltivare il mio giardino, perché attualmente ho anche il giardino. Prima no, prima andavo soltanto tra i campi e i boschi, così come le mie bisnonne, a prelevare ciò che la natura ci ha dato. E uso circa 1 ora del mio tempo giornaliero per le faccende domestiche. Certo, io forse sono fortunata di vivere un territorio ricco, ricco di erbe, ricco di alberi, ricco di tutto. E forse anche sono fortunata nel aver preso coscienza di tutto questo. Ormai sono 12 anni che vivo questa vita che per me è una vita parallela al mondo esterno. Non lo riconosco neanche più, non voglio neanche più rientrarci dentro. Assolutamente no, grazie. E sono indipendente in tutto, in alimentazione, cosmetica, igienico-sanitaria, cure mediche e in moneta, sì, anche nella moneta. Perché io oggi, se lavoro, lavoro per me. E se lavoro da dipendente, il mio contributo, cioè il mio guadagno è mio. Non vado a rifinanziare i miei carnefici. Sì, perché sono tutti loro dei veri carnefici, nel senso che la dose di marmellata non è fatta con frutta e zucchero, così come la faceva la nonna o come la faccio io, bensì ai conservanti dentro. E prendi un tot di conservanti per la marmellata, prendi un tot di conservanti per il pane, prendi un tot di conservanti per la carne, prendi un tot di conservanti per la pasta, e prendi un tot di conservanti per alla fine del giorno. Quanti conservanti abbiamo ingoiato? A me non interessa se il mio ventre è defilizzato, è nero, non mi interessa. Però io ho finito con tutto ciò che ha a che fare
con l'artificiale. Sto bene, sto bene di salute. E se ho un mal di denti me lo curo io, se ho un dolore di testa me lo curo io, se tutto mi curo io, fino a quando posso. Certo, per un'amputazione ho bisogno di bisturi, io ho bisogno del dottore, ma non per questo. Io disconosco madre natura da cui è nata la medicina. Oggi questo non c'è più. I vecchi dottori di una volta che facevano? Certamente non usavano la chimica, seppure in parte, bensì le erbe. Io non dico di fare come me, però di incominciare a svegliarvi, perché il mondo sta camminando molto più freneticamente di pochi anni addietro. Questi malanni che ci stanno facendo arrivare, oppure che li prendiamo inconsciamente o non. In qualche modo sicuramente non farà bene alla salute dell'uomo. E noi siamo terrestri, uomini, persone, che distruggiamo ciò che abbiamo costruito. Lo stiamo distruggendo. Stiamo distruggendo il nostro tempo. È importante viverlo. Molto importante. Io oggi posso dire di aver vissuto quella vita e da 15 anni ho detto basta, non ne voglio più sapere niente, fate voi. Io ho cercato, non posso, cioè io non posso esigere la felicità altrui, ma posso pretendere la mia, e l'ho fatto. E oggi sto benissimo di salute ed altro. E anche se ugualmente vivo in questo mondo, ma lo vedo una cosa esterna, tutto ciò che gli altri purtroppo ancora sono dominati. Tagliare le catene può sembrare difficile, invece è molto più facile di quello che si pensa. Io vi auguro di incominciare un percorso di prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, prima possibile. Fatelo prima possibile. Perché è palese, ringrazio tutti e un abbraccio, ciao.